Ha trovato un portafogli con dentro 250 euro in contanti e l'ha consegnato alla polizia municipale. Un bimbo di soli 11 anni diventerà, pensate, vigile onorario. Si chiama Luigi Palma, questo è il nome e il cognome del ragazzino, e solo ieri era uno dei tanti ragazzini che fanno parte del nostro amato paese, uno dei tanti ragazzini spensierati che si ritrovano a giocare e a passare le ore in divertimento o con gli amichetti oppure giocando al PlayStation, quindi con i videogiochi. Ma il ragazzino in questione, pensate che ha scoperto un piccolo tesoro poco dopo mezzogiorno. Ho trovato questo, avrebbe detto consegnando i portafogli ai vigili e poi rivolto agli amici con i quali era in compagnia, avrebbe chiarito, l'ho consegnato alla polizia. Poche battute, il bimbo più o meno sui 11 anni, marrone e scuro di capelli, ha sparito nel nulla, pedalando nella sua bicicletta. Il suo gesto straordinario, però, ha permesso ad un cinquantenne originario, ad un cinquantenne, scusate, originario di Giuliano, ma residente a Botticino, un piccolo comune del Bresciano, di recuperare i 250 euro, i documenti ed anche un borsellino che per lei valeva più del contenuto stesso di quei soldi che, appunto, era per lei un ricordo della defunta mamma. L'amministrazione comunale era già sulle sue tracce per assegnargli un premio e diventerà vigile onorario. Un riconoscimento non da poco, un ragazzino piccolo, sveglio, scaltro, ma con una grande serietà ed una grande tenacia. Bravo a questo ragazzino, una storia commovente. Il piccolo è stato letteralmente splendido, è riuscito in qualche maniera a far vedere che non è un ragazzino stupido, non è un ragazzino che avrebbe fatto i suoi interessi, ma ha fatto gli interessi della persona in questione, ridando quel portafoglio disperso e garantendo quindi alla persona che ha disperso un'ingente somma di ritrovarla e averla tra le sue mani, riaverla tra le sue mani. Bene, complimenti a questo ragazzino, iscrivetevi, commentate, questo video non vuole assolutamente ledere la sua privacy né quella della sua famiglia, vuole solo informare eventuali persone nel rispetto degli altri. Grazie.